Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornate in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi voglio parlarvi di una notizia che sta facendo un po' il giro del web da ieri, ma vediamo che cosa è accaduto. Scandalo in Turchia dopo il servizio di Barbara D'Urso su Can Yaman. Lunedì 7 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 condotto proprio da Barbarella Nazionale. In quello stesso giorno andava in onda alle 21.30 circa su Canale 5 in prima serata proprio dei Dreamer, le ali del sogno, e così la conduttrice manda e lancia in onda un servizio dedicato proprio a Can Yaman. La notizia però e anche il servizio vola in Turchia, dove ci sono state parecchie critiche, ma cerchiamo di capire il perché. Il sito di informazione che ha riportato la notizia si chiama Media Faresi e, ascoltando proprio questa informazione turca, sono stati messi in risalto due punti critici importanti del servizio. Il primo proprio riguarda Can Yaman. Infatti è stato etichettato come sex symbol ed è così, ma per nulla è stata messa in risalto la sua bravura di attore. Qualità che, come sappiamo, il nostro amatissimo Can ha da vendere. Il sito però poi ha fatto anche riferimento alla mancata menzione di Demet Özdemir all'interno proprio del programma di Barbara, come se la protagonista femminile fosse inesistente, e noi sappiamo che la bella Demet è popolare quanto Can in questa soap, ma soprattutto noi italiani la amiamo molto nel personaggio di Sanem. Quindi nel bene e nel male la bella Barbarella Nazionale è riuscita a far arrivare il suo nome e la sua trasmissione anche in Turchia, e per quanto affetto ne proviamo per Can Yaman, e vi assicuro che è tanto, non è giusto, secondo me, non mettere nemmeno una volta in risalto la grande attrice Demet, perché è anche grazie a lei che The Dreamer, le ali del sogno, è diventato successo in Italia. Quindi auguriamoci ragazzi e speriamo che potremo vedere presto Can Yaman e Demet Özdemir insieme in qualche trasmissione italiana. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Un bacio da Angela, da tutto dal web.